Le malattie rare sono tali perché affliggono un numero assai piccolo di persone. Ma si può tentare di fare qualcosa se di fronte a questi piccoli numeri si contrappongono i grandi numeri dei tanti Lions calabresi che si sono messi insieme perché di fronte ad una malattia siamo tutti fratelli e portatori di dignità. In un auditorium Casale Nuovo, strapieno soprattutto di giovani, ben 16 club Lions e 2 club Leo hanno discusso di questo scottante tema, perché non adeguatamente affrontato dalle case farmaceutiche, in quanto troppo costoso e destinato a troppe poche persone per avere un ritorno economico. E così i Lions hanno pensato di fare qualcosa di concreto, in particolare una petizione al Presidente della Repubblica e creando una rete di medici che si occupino di malattie rare. Questa petizione fa sì che si perora al Presidente come il baluardo della nostra Costituzione che i pazienti con malattie rare vengono a parità di gravità considerati tutti uguali, ovvero sia ci sono oggi migliaia di malattie rare che non hanno il codice di esenzione dall'esonero alla spesa sanitaria. La nostra è proprio un intervento di moralità e che si intervenga il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a favore di questo. Oltre a questo partiamo fattivamente come prima forse regione d'Italia e non solo d'Italia, a creare una rete di medici che sono Lions, che lavorano nelle strutture sanitarie e che organizzano un registro regionale, non solo epidemiologico che la regione sta già facendo, ma pratico, fare in modo che le varie unità operative sanitarie per ogni diciamo tipologia e specializzazione facciano confluire i dati scientifici, clinico e terapeutici per poter quindi creare un database comune e dialogare fra specialisti dei diversi nostri ospedali regionali. È già partito con una patologia, abbiamo sentito il collega ematologo che si è già attivato con un questionario della quale non esiste di questo esempio quantomeno in Italia, quindi voglio dire anche un'innovazione da un punto di vista scientifico data proprio dai Lions, spinta dai Lions, dai medici Lions che fanno parte di un'azienda sanitaria. Con l'atto che abbiamo stipulato con il nostro direttore generale 2 giorni fa si è proprio dato innanzitutto il riconoscimento alla nostra associazione che come si sa è l'associazione di volontariato più importante nel mondo, ma anche da un punto di vista scientifico fattivo, quindi non parole, non idee, non proposte, ma fatti concreti nei confronti dei pazienti.